Benvenuti alla presentazione del libro La Torah in rima, i primi 5 libri della Bibbia a cura di Massimo Foa, edita dalla casa editrice Vis Vitalis, piccola casa editrice torinese nata nel 2005. La Torah in rima, che cos'è esattamente? È la Torah ebraica, quindi i primi 5 libri della Bibbia, ed è proprio il fondamento di quello che è, che è il monoteismo, che costituisce la base della religione ebraica, cristiana e musulmana. È il libro per antonomasia, la radice di quella civiltà occidentale in cui tutti ci riconosciamo. Qui con noi naturalmente il curatore Massimo Foa, a me abbiamo il professor Saffirio e qui tra i nostri relatori troviamo l'avvocato Giulio Di Segni di Torino. Inizierei immediatamente con due quartine tratte dal libro. 99 anni aveva Abramo e Dio, una moltitudine sarete. E fra me e voi un patto abbiamo, che ogni maschio circonciderete. Anche da Sara tu un figlio avrai. Abramo chinò la faccia e rise un sacco. Sara partorirà davvero, vedrai, e poiché hai riso, lo chiamerai Isacco. Abbiamo fatto un esempio con queste due quartine della Torah in rima, e la trasposizione in rima rende la Torah anche, se vogliamo, con un certo candore, una certa gaiezza, che quasi non sembrano far parte dell'Antico Testamento. Ma come le è venuta l'idea di scrivere la Torah in versi? Nel luglio del 2008 avevo finito di mettere in rima le Selichot, che sono liriche ebraiche medievali, in rima in ebraico, di cui c'erano le traduzioni in prosa, e avevo visto che funzionava la cosa, venivano delle rime più commoventi alla lettura di quanto non sia la prosa. In quei giorni la parashà della settimana, cioè il brano letto in sinagoga quella settimana, era Balak, che fa parte del libro dei numeri. L'indice del mio libro, Torah in rima, in effetti nell'indice del mio libro ogni capitolo ha il nome della parashà, cioè del brano della settimana, dell'anno ebraico, e nell'arco dell'anno si leggono al tempio tutto il libro. Balak, che in quella settimana ho visto, leggendolo nella traduzione in italiano del nonno di Giulio, che è una favola, c'è un'asina che parla, e insomma si prestava molto ad essere messo in rima, infatti l'ho messo in rima. E poi da lì, visto che mi è venuto bene, sono andato avanti e poi indietro finché ho finito tutto il Pentateuco. Alla fine l'ha scritta tutta. Cosa significa oggi una lettura della Bibbia? E quanto è importante che la semplicità faccia parte del testo? Può essere la poesia davvero un mezzo per raggiungere tutti, grandi e piccini, e trasmettere con chiarezza la Bibbia ancora oggi? Ma direi di sì. Intanto quest'opera è veramente molto originale, credo che sia forse il primo tentativo in Italia o forse anche in Europa di mettere in rime la Bibbia. La Bibbia è tutto, la Bibbia è storia, la Bibbia è cultura, la Bibbia è l'origine della vita, la Bibbia sono anche le leggi, cioè le regole della vita. L'ebraismo è regolato da leggi, da pensieri, da attività quotidiane, da azioni, eccetera. Quindi l'idea di mettere in rime alcune cose sembrano molto facili, altre sono molto difficili, perché mettere per esempio in rima una regola, come ha fatto Massimo Foa, non è certamente facile. La Bibbia non è un testo difficile, perché tutti si possono avvicinare, è il testo fondamentale, è il libro dei libri, quindi ovviamente è il libro base, eccetera. È un romanzo, è un saggio, è un libro di avventure, insomma, è l'origine del mondo, eccetera. Però il metterlo in rima sicuramente può avvicinare sicuramente i bambini o comunque i ragazzi, perché hanno una, ma anche gli adulti, cioè è un modo molto originale di far passare non dei messaggi, semplicemente il testo. Quindi ritengo che ci sia riuscito in pieno, cioè è veramente un approccio nuovo e interessante. Io girerei la domanda anche al professor Saffirio, che chiaramente ci darà la sua opinione dal punto di vista dell'immagine e della comunicazione, no? Quindi
quanto è importante secondo lei poter leggere un testo così importante, così forte anche come la Bibbia, come la Torah in rima, per cui anche dal punto di vista della comunicazione è così efficace? Non voglio fare paragoni che potrebbero essere fraintesi, ma i giornaletti di quando Massimo e io eravamo bambini usavano la rima bazzata, ed erano spassosissimi, Capitan, Cocoricò, eccetera. Ti prego, non pensare che io voglia fare un paragone di questo tipo. Però voglio dire, il modo di, se pensiamo al trasferimento, all'apprendimento, alla facilità di memoria, eccetera, sicuramente questa sintesi di un complesso ben più lungo di parole, e aggiungo, secondo me, ma è veramente molto modesto il parere, con la somma dei significati e non perdendo le cose importanti, è un'operazione straordinaria. Cioè, nella pubblicità, proprio stasera, se fossero qui non importa perché sto per fare un complimento, ma ho visto due ex collaboratori della mia agenzia che hanno avuto successo pubblicando da 2 a 3 romanzi con Mondadori, e io ne sono anche un po' invidioso, ma mi sono poi domandato, il copywriter, e quindi sto per dire che Massimo è un copywriter senza saperlo, ma il copywriter è meno bravo di uno che, volendo scherzarci sopra, è più prolisso, no? O per meglio dire di un prosatore. No, sono due mestieri diversi, proprio completamente diversi. Uno forse non riesce a fare l'altro, il copywriter sforzandosi forse ce la farebbe, no? Intendo dire, chi asciuga un significato, ne trattiene gli umori fondamentali, sta facendo dentro di sé un'elaborazione straordinaria. E io aggiungo che, oltre alla solennità che io ho trovato, questo è un libro da comodino, nel senso che trovo che chi lo leggerà tutto va bene, ma è un libro da tenere lì. Io tengo anche Marco Aurelio, e ogni tanto mi dice qualcosa quel libro lì, no? Magari da aprire così, a caso. No, è lui che si apre come vuole. I libri hanno un'intelligenza, non è? E questo non è difficile che ce l'abbiano gli iPad, non credo. E c'è un libro, si apre dove è giusto che si apra quella notte lì, e in quel momento di difficoltà personale, eccetera. Allora, io credo che veramente la magia, voglio tenermi qualche argomento per un attimo dopo, perché, ma qualcosa lo voglio introdurre. La magia di cogliere un significato, in questo caso lui gioca in casa, perché è la sua tradizione, c'è una maggiore, ma un legame addirittura che va oltre l'etnoculturale, insomma, è genetico. Però alle volte non è detto, perché non basta quello. Però lui ha e in più aggiungo, ma è stato già notato, c'è un sense of humor che in alcuni passi, che mi permetterete di dire talvolta in partenza sembrano ai poveri uomini di oggi un po' occhiuti, e invece ritrovano ma si comincia da subito a sorridere, a essere attratti dalla gentilezza, dalla innocenza maliziosa, però anche, devo dire, no? E quindi io mi fermo un po' qui, perché insomma, come pubblicitario avreste una carriera davanti. Peccato che non esista più la pubblicità buona.